Ciao ragazzi, come è andata allora con lo studio del game? Ditemi un po', siete riusciti a concretizzare questa tecnica e a portare il vostro rullo 2-2 in una maniera ottimale? Bravi, sono contento per voi. Adesso vedremo l'applicazione del game sullo sviluppo del rullo a 5 in forma ternaria. Nella fattispecie suonerò una misura, quindi in terzine. Quindi 1 tata 2 tata 3 tata 4 tata e andremo a mettere l'accento sul terzo ottavo di ogni terzina, in questa maniera qui. Bene, adesso invece suonerò un fraseggio ternario con l'accento in battere. Bene, adesso combinerò i rulli con l'accento in battere e con l'accento in levare. Bene ragazzi, se adesso andremo ad unire gli accenti in battere e gli accenti in levare in maniera casuale, ecco cosa viene fuori. Bene, come avrete visto, suonando appunto, combinando l'accento in battere e l'accento in levare all'interno dei rulli, involontariamente si creeranno anche dei rulli che non sono più rullo a 5, come nella fattispecie, quando unite accento in battere e accento in levare, suonerete anche il rullo a 9. L'avrete suonato, l'avrete imparato inconsapevolmente. Bene, ragazzi, alla prossima lezione. E se avete bisogno di qualche informazione, scrivetevi, sapete, sono a vostra disposizione. Ciao a tutti e buono studio!